Dottore Francesco Saverio Laraia, presidente dell'OFI, l'Ordine dei Fisioterapisti per l'Interprovincia di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, è appena stato pubblicato l'opuscolo Lotta all'abusivismo nella vostra professione. Questa brochure è stata realizzata con lo scopo di sensibilizzare, di informare la cittadinanza e i fisioterapisti presenti sul territorio italiano su che cos'è veramente la fisioterapia e chi è il fisioterapista. La fisioterapia è una scienza, il fisioterapista è una professione. Allo stato attuale sono oltre 70.000 i fisioterapisti presenti sul territorio italiano regolarmente iscritti all'ordine professionale autonomo della professione sanitaria di fisioterapista. Un ordine che è stato istituito da ormai quasi 2 anni, quando il 30 novembre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale numero 183 firmato dall'allora ministro della Salute Roberto Speranza. L'istituzione di un ordine professionale autonomo nasce dall'esigenza da parte dei fisioterapisti di saper individuare correttamente i requisiti e le caratteristiche necessarie all'esercizio della professione. Questo perché sul territorio italiano il fenomeno dell'abusivismo in fisioterapia è tuttora molto importante, molto diffuso. A tal proposito è importante ricordare che l'abusivo, quello che comunemente chiamiamo abusivo, non è soltanto il non fisioterapista che pratica la fisioterapia, ma è anche il fisioterapista che non è regolarmente iscritto all'ordine professionale autonomo e dunque non è dotato di un numero di iscrizione. Grazie alla recente istituzione degli ordini professionali dei fisioterapisti e della relativa federazione, oggi siamo finalmente in grado di individuare i veri fisioterapisti. Fisioterapisti che intervengono, che esercitano con competenza e amore e mettono la loro professionalità e la loro arte a disposizione dei cittadini. E lo fanno praticamente ovunque, in tutti i reparti ospedalieri, dalle rianimazioni alle post-acuzie, negli ambulatori pubblici e privati, nelle cure domiciliari, nei centri di ricerca e anche nelle strutture residenziali e diurne riservate agli anziani e ai disabili. Non solo, anche nelle scuole, in molti luoghi di lavoro, nei centri sportivi, nei nuovi luoghi previsti e individuati dal PNRR e dal decreto ministeriale 77. E in che modo interviene il fisioterapista? Attraverso strategie proprie, quali la valutazione funzionale, l'esercizio terapeutico, l'educazione terapeutica, la terapia manuale, la terapia fisica strumentale, tecnologie assistive come ad esempio ausili, ortesi, protesi, e avvalendosi anche delle tecnologie più innovative, più all'avanguardia, come ad esempio teleconsulti, realtà virtuale, robotica, analisi strumentali di movimento. Questo mi fa pensare a quando nel 2023, in occasione della Giornata Mondiale della Fisioterapia, che si celebra ogni 8 settembre, la Federazione Nazionale ha individuato come tema comune la fisioterapia in tutti i luoghi di vita. Ed è vero, è così, perché d'ora in avanti le forti rappresentanze istituzionali della professione garantite dalla Federazione Nazionale e dai 38 ordini professionali dei fisioterapisti presenti sul territorio italiano saranno garanti delle migliori risposte ai bisogni di salute dei cittadini in tutti i loro luoghi e in tutte le loro fasi di vita. Con i profondi mutamenti demografici ed epidemiologici in atto, anche i bisogni di salute cambiano. A tal proposito, anche il solo pensare di poter accompagnare i cittadini durante tutto l'arco della propria vita obbliga tutte le professioni sanitarie e anche quella del fisioterapista ad interrogarsi e modificarsi in funzione delle più recenti richieste. Il mutato scenario sociosanitario richiede una formazione, una preparazione capace di potersi adeguare nel tempo, di potersi adeguare periodicamente ai bisogni di salute dei cittadini. È necessaria una vera e propria azione formativa, un'azione formativa che possa condurre il fisioterapista ad acquisire sempre più conoscenze e sempre più conoscenze e fare in modo che queste competenze e queste conoscenze siano sempre più avanzate. Educare il fisioterapista
ad intraprendere, ad adottare una cultura biopsicosociale, una visione multidisciplinare ed integrata, orientata alla comunità e al territorio, è in grado di contribuire in maniera considerevole alla sostenibilità del sistema salute. Per concludere, la fisioterapia, fatela fare da un fisioterapista.